Oggi ho voluto mettermi in contatto di nuovo con Roy Dolce attraverso una nuova chiamata che c'è stata da parte mia e devo dire che ho trovato il Roy meraviglioso e straordinario che ho avuto il piacere di conoscere già in più occasioni a livello solo telefonico, essendo un uomo eterosessuale. Devo dire che Roy continua a stupirmi per quel che riesce a dirmi e arricchirmi, infatti mi fa sempre piacere ascoltare quelle che sono le sue parole. Oggi però con lui ho voluto affrontare il tema di un sito internet che lui stesso ha deciso di, diciamo così, creare e realizzare. Ovviamente dietro c'è un suo webmaster che si chiama gigolo.cloud. È scritto gigolo.cloud ed è un sito internet che davvero io ti invito a visitare, in cui un uomo o un ragazzo può tranquillamente iscriversi gratuitamente e mettere le proprie foto, una piccola presentazione per eventualmente diventare un gigolò. La strada del gigolò non è così semplice, possono esserci delle difficoltà che vengono a manifestarsi, però il sito in questione garantisce un certo risultato e poi c'è comunque un essere seguito da parte proprio del sito in questione. Quindi la persona, l'uomo, il ragazzo che decide di iscriversi non viene abbandonato ma viene costantemente seguito. Io oggi con Roy ho affrontato il tema di questo ottimo sito che trovo facile, utile, rapido nell'essere utilizzato, nell'essere apprezzato e soprattutto un sito che riesce a stimolare la voglia, la volontà anche in chi eventualmente non si sognerebbe mai di diventare o di voler intraprendere l'iter da gigolò. Perché non provarci? Quindi una persona anche che magari non ha le caratteristiche, chiamiamoli i dogmi per diventare un gigolò, secondo me troverà in questo sito internet perfettamente fatto il giusto connubio tra professionalità, quella offerta da Roy, semplicità d'utilizzo proprio del sito stesso e voglia eventuale, ma non necessaria, di mettersi proprio su internet al fine di arrivare alla, chiamiamola, fase conclusiva che potrebbe essere quella di diventare a tutti gli effetti un gigolò in piena regola. Questo sito non deve essere considerato solo come un sito per diventare un gigolò, perché questo non lo è. Io lo considero un vero e proprio social network. Perché? Punto interrogativo, molto semplice. Perché è un vero e proprio social. Perché la interazione del sito stesso viene garantita e soprattutto viene manifestata anche attraverso l'interazione da parte di donne, di ragazze che eventualmente possono tranquillamente entrare, chiamiamola, in interazione proprio con l'uomo o col ragazzo che viene, tra virgolette, scelto. Ecco, io ho parlato di questo, ho parlato anche con lui al telefono oggi, 23 febbraio, data del mio compleanno, compio 31 anni d'età, anche però del fatto che c'è stata la sua presenza a Forum qualche tempo fa, la differenza che ho notato tra lui e un altro gigolò, lui un grande professionista, stimato, famoso, che va in TV e soprattutto che sa arrivare sempre a stimolare anche il cervello di una ragazza o di una donna, grazie innanzitutto alla sua bellezza, alla sua fisicità, ma soprattutto grazie al suo cervello e al modo di entrare in piena empatia con l'essere perfetto per eccellenza, che è la donna, l'essere femminile. Ecco, tutto questo per dire che cosa? Per dire che questo uomo che è marchigiano continua ancora oggi a ottenere il successo che merita e molto probabilmente avremo questo personaggio che in TV si vede spesso e volentieri anche attraverso ospitate, che arriverà veramente a livelli ancora più elevati, ancora più lontani. Ecco, quindi riassumendo e tirando le somme per
sommi capi, posso dire con assoluta certezza che chi vuole intraprendere una carriera da gigolò può eventualmente intraprenderla grazie proprio all'utilizzo di questo sito. Un sito che è semplice da utilizzare, un sito completamente in italiano, in cui una persona, un uomo, un ragazzo può tranquillamente ricevere tutto ciò che deve sapere e tutto ciò che deve eventualmente seguire per diventare appieno un gigolò in piena regola. La figura in questione a livello professionale oggi, dal mio punto di vista, non credo che faccia numeri da record a livello economico, a meno che non sia come Roy, quindi bello, affascinante, in gamba e soprattutto capace di sapersi rapportare col gentil sesso, quindi col genere femminile. Ma non è semplice da trovare una persona così, un chiamiamolo superuomo. Ci si può sperare di trovarlo, ma non è detto. E ciò quindi mi fa capire che fare i soldi oggi come oggi con questa attività sì, può accadere che si verifichi, ma ripeto, bisogna essere dei veri e propri uomini come per l'appunto Roy. Bene, io ho dato quello che volevo comunicare a te che mi stai ascoltando e vedendo. Ho voluto chiamare Roy oggi, ripeto, perché ho voluto, diciamo così, ascoltare un po' come stava, come stavano andando le cose da un punto di vista professionale, da un punto di vista lavorativo. Mi ha informato molto bene, sono contento di ciò. E poi l'ho informato anche che questo video di oggi che sto realizzando l'avrei realizzato proprio perché messomi in contatto con lui in data odierna. Di questo video penso che ho detto tutto, non ho nient'altro da aggiungere se non che stimo, apprezzo e rinnovo a Roy tutta quanta la mia stima nei suoi confronti perché continua ancora oggi a portare a livelli eccelsi il maschio italiano, il maschio italico. Io credo che se una persona seguisse attentamente i suoi consigli, seguisse attentamente anche però i suoi video, che non sono video noiosi, non sono video pallosi che ti lasciano, diciamo così, interdetto, no, sono video in cui tu, uomo, tu ragazzo, donna, ti rilassi. Sono video anche piacevoli, ecco, non sono di quei video monotoni, pallosi, che ti annoiano, che ti trasmettono solamente cose brutte, ecco. Quindi, ripeto, Roy, continua così, io termino qua il video perché già sono passati ormai 7 minuti e 56 secondi circa. Niente, da questo video puoi trarre ciò che tu vuoi perché è giusto che ciò ci sia. E spero che comunque anche Roy possa condividere con chi che sia questo video per, diciamo così, arricchire un po' quello che è il web, internet e più in generale la sua presenza qua a livello multimediale. Grazie da narratore italiano, alias Leandro Osmelli di Roma è tutto, un saluto e al prossimo video.